Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha assegnato le deleghe ai consiglieri della sua lista alla Forza del Territorio con Astolfi. Edilizia scolastica, ambiente e consorzi, servizio civile a Severino Serrani. Politiche per la zona montana a Giovanni Tiberi. Progetti comunitari, dialogo con il territorio, relazioni con il capoluogo a Giustino D'Innocenzo. Politiche sociali e volontariato, pari opportunità ad Ambra Foracappa. Organizzazione scolastica e servizi a rete, trasporti e mobilità a Domenico Pavone, mentre viabilità, programmazione, viabilità e regolazione stradale vengono riassegnate a Mario Nunez, gruppo misto. Il presidente mantiene per sé le deleghe alla pianificazione, programmazione, strategia e marketing territoriale. Dobbiamo ridare la speranza. Ecco, non voglio visi tristi. Con tutte le difficoltà che ognuno di noi vive nelle proprie famiglie, voglio dei visi entusiasti che ridiano la speranza alle persone che incontriamo. Io sono certo che fra qualche anno daremo la percezione che avremo meno buche sulle nostre strade. Questa è la prima percezione. È quello che dico sempre nel mio paese, ecco, dobbiamo dare la percezione che i nostri figli, i nipoti andranno in scuole sicure. Ecco, con questa squadra queste cose rideterminiremo. E qui vi apro per fare ciò, dobbiamo avere le economie che abbiamo e continueremo a trovare, perché ecco, a Roma c'è una buona PIL sulla provincia di Teramo, perciò ecco, troveremo delle nuove economie. Per far sì, dobbiamo avere una macchina provinciale con tutte le difficoltà che funzioni. E qui apro che in questi 60 giorni con questa squadra riorganizzeremo l'ente provincia e vi do qual è il pensiero? Pensando al futuro, rileggendo la storia di questa provincia. Altre deleghe saranno assegnate dopo una valutazione più complessiva anche in rapporto ai tempi e ai modi di elezione del nuovo consiglio provinciale. Quello attuale scade a gennaio, ma ancora non sono chiari gli intendimenti del governo in questo senso.